A nome dei Triculè dell'associazione, sì. se noi al Politecnico diamo una serie di piante che sappiamo essere tartufigene e tu mi fai smart, me le innaffi quando serve acqua, me le scaldi o me le raffreddi, quando noi raccogliamo più tartufi? Sì, e soprattutto di qualità migliore, perché uno degli effetti di questi sensori non è soltanto controllare il livello, fatemi dire, dell'acqua, ma è anche controllare il livello, per esempio, di acidità del terreno. L'acidità del terreno è uno dei primi sintomi quando, per esempio, la pianta si sta ammalando. Quindi io posso andare ad agire subito, magari sulla singola pianta, prima che la malattia si diffonda, e che quindi magari mi attacchi tutto, non so, mezzo ettaro di terreno. Invece io lo limito, e soprattutto limito il trattamento. Quindi vuol dire che, ad esempio, avrò dei tartufi che vengono da piante che non sono state trattate perché non ne ho più bisogno. Mi piace questo ragazzo. Io dico che noi siamo sabaudi perché facciamo le cose e non sappiamo di farle. Abbiamo un Politecnico di Torino meraviglioso che funziona, che fa grandi cose, ma in giro non si sa. Dovremmo far passare di più questo messaggio. Già a Milano se la tirano di più a noi, credo, e questa conversazione, ditemi se è vero, ne è la chiara manifestazione. Fatto l'elogio dovuto al Politecnico, ti chiedo quali sorprese ci riserva, cosa bolle in pentola al Poli di Torino. Allora, piccola premessa: per fare le cose, primo, servono le persone, e grazie a Dio le persone al Politecnico ci sono, ma non solo al Politecnico, perché avere un'università come il Politecnico vuol dire avere un posto che poi aiuta le altre realtà industriali ad andare avanti. Ora, però, per fare le cose servono sì le persone, ma servono anche i luoghi dove farli, i luoghi deputati. Sapete che si vedono sempre in televisione questi bellissimi laboratori americani. Non so quanti di voi lo sappiano, ma il povero Politecnico da solo, nel senso con autofinanziamento, sta finanziando con 80 milioni, che è più del finanziamento, è circa il finanziamento di un anno dato per tutto il Politecnico dal governo italiano, la creazione di nuovi laboratori. Quali sono i temi che sui quali ci si soffermerà? Allora, uno, non so, l'additive manufacturing. Cosa vuol dire l'additive manufacturing? Tutti voi avrete sentito parlare di queste benedette stampanti 3D, no? Ok, per fare piccoli oggetti. In realtà ci si possono fare pezzi di un razzo. Come? Prendendo della polvere di metallo e scaldandola al volo con un bel laser, che costruisce, praticamente fondendo, costruisce il pezzo. Con Alenia lo facciamo già da qualche annetto. Adesso si sta creando un laboratorio che si occuperà prettamente di questo, il laboratorio di additive manufacturing, che si occuperà di fare, come dire, stampanti sempre più grosse. Perché? Per fare pezzi sempre più grossi, qual è l'idea? Che un giorno, ad esempio, per la vostra macchina, non dovrete nemmeno più chiederlo, andate là, che prendete il pezzo di ricambio viene fatto più o meno a voi. Viene portato avanti tutto il settore della mobilità, con un grosso investimento sulla mobilità. Una parte, se volete, di questo investimento è anche il centro di cui in maniera totalmente improvvida sono co-direttore, l'altro direttore è là in mezzo, è Docalia. Questo è un laboratorio che avete sentito, ICT for City Logistics and Enterprises. Ora, tolto il nome altisonante, guardate, è un cambiamento proprio di maniera di pensare. Cioè, la città ha bisogno di produrre, la città ha bisogno di spostare persone e merci. La città in quanto sistema complessivo, quindi ci sono gli organi di comando, ci sono i cittadini, ci sono gli imprenditori, ci sono i commercianti, tutti insieme. C'è tutto il lavoro sulla parte di energia, vi citavo prima, appunto, tutto il lavoro su queste foglie, su queste foglie in silicio, per cercare di far produrre più energia possibile.
E non ci dimentichiamo una componente che devo dire ogni tanto del Politecnico uno se lo dimentica, la componente legata ai colleghi di architettura, la parte di urbanistica. Voi non so quanti lo sapete, ma la parte di urbanistica, il Politecnico di Torino è rinomata a livello internazionale come un centro forte di competenza. Se volete una competenza che si vede meno dal punto di vista tecnico, cioè fatemi dire, un urbanista voi non è che lo vedete dentro un laboratorio, eppure anche loro vanno in mezzo al laboratorio, anzi loro stanno più in mezzo alla gente ancora. Perché? Perché l'unica maniera per fare la corretta urbanistica è chiedere alle persone, capire cosa ti serve. E nella componente cosiddetta behavioral, cioè di comportamento, in realtà il Politecnico di Torino è sempre stato una delle università che si è portata più, diciamo, che è stata al centro del movimento. Non a caso forse anche abbiamo anche una componente economico-gestionale forte che è molto legata ovviamente al comportamento delle persone. Quindi in realtà c'è tanto che bolle in pentola, c'è bisogno sì di fondi, ma in realtà c'è bisogno soprattutto, fatemi dire, anche di idee, perché a volte noi possiamo avere la conoscenza tecnica, ma a volte parlare con le persone che stanno sul territorio e vedere quali sono i problemi ti fa scatenare quel quid che ti fa fare la differenza nel futuro. Dacci 3-4 cifre del Poli. Allora, metri quadri. Metri quadri non me ne ricordo nemmeno, credo che bisognerebbe chiedere. 350.000 metri quadri, c'è un mio direttore che se lo ricorda. Docenti siamo pochi, siamo 800, perché siamo pochi, perché stiamo andando in pensione. E senatore. Allievi, studenti, allievi parliamo di 33.000. Sì, di cui 4.000, sì, in aumento, perché parliamo di 4.700 ingressi l'anno, di cui quasi il 30%, attenzione, sono studenti ormai 25, stranieri. Non parliamo più soltanto del... questo è sugli ultimi anni, c'è stato un forte investimento verso non solo le altre regioni d'Italia, ci facciamo pagare dal paese d'origine che gli istruiamo. In parte sì, in parte sì, in Uzbekistan ad esempio, il nostro bellissimo campus. In realtà in altri casi sono proprio delle collaborazioni, sto pensando al campus di Shanghai per esempio, o la collaborazione con l'università di Tojin, che è, mi pare, la seconda università in Cina. Sono collaborazioni, nel senso che proprio è uno scambio di docenti, ma soprattutto di studenti, perché poi alla fine, ve la dico brutale, un tempo io mi dicevano, no? Si dice che il matematico dopo i 40 anni non può più prendere i grossi premi perché è finito, no? Mi confermi, Roberto, che dopo i 40 anni abbiamo chiuso bottega. 25. No. Ora, in realtà a 40 anni posso prendere ancora quello. Inizialmente è vero, nel senso, quando arrivi a 40, 45, 50 anni, ormai le tue idee buone ce le hai avute. Cosa fai? Fai in modo di crescere la prossima generazione. Cioè ti servono persone brillanti. Ora, se ti richiudi in un territorio limitato, per quanto sia un territorio fertile, quello che accade è che a un certo punto magari potresti avere degli ottimi urbanisti, ma dei pessimi, che sono ingegneri meccanici o ingegneri civili. No? Perché quella generazione è così, se ti apri hai più probabilità di trovare persone furbe, e per fare la smart city servono le smart people. Senti, ma mi hai illuso con queste stampanti 3D? Sì. Ma e mi stamperanno il cibo, i tartufi? Allora, il tartufo prego Dio di no. Però allora, esistono già degli esperimenti di stampa del cibo. Sinceramente sono delle belle pappette attualmente, però attenzione, erano delle cosettine così anche le prime stampanti 3D con la plastica. Adesso siamo arrivati a fare un pezzo di un razzo mandandola, appunto, una sabbia di metallo e fondendola. È questione di tempo. Grazie a Dio, secondo me alcune cose rimarranno ancora nature. Quello che sicuramente, per esempio, è la nuova frontiera è la stampa di tessuto organico, cioè come stampo la pasta, potrei pure pensare di stampare in prospettiva organi, o magari molto più semplicemente, ma quelli si sono già in sperimentazione, articolazioni, cartilagini e cose di questo genere. Certo che il lavoro
prosegue, nei prossimi anni andremo avanti. Mi pare che nella chiacchierata sin qui che abbiamo fatto con te, la parte più delicata sono le connessioni, più delicata, più importante sono le connessioni. Noi oggi, io almeno per mia sensazione, siamo ancora un po' ai primordi delle velocità di connessione. Cosa ci possiamo aspettare in materia nei prossimi anni, nei prossimi 10 anni? Cioè, cosa c'è dopo la fibra? Allora, prima cosa, non so quanti di voi lo sanno, ma ad esempio Torino, insieme a Milano, sono due snodi molto importanti per la rete europea, perché sono dei punti di snodo rispettivamente verso la rete francese e verso la rete, la parte della Svizzera per Milano. Questo vuol dire che sostanzialmente Torino è tra le prime che sperimenta le nuove tecnologie, non è un caso, non è soltanto perché è vicino a Milano, è perché Torino e Milano se si fermano, una volta è successo che si sono fermate per manutenzione, sono stati guai perché la rete si è rallentata, perché le informazioni dovevano fare il giro in Europa da tutta altra parte. Beh, allora immaginatevi adesso di prendere la connessione che avete oggi, immaginate di farla per 1000 volte circa, volta più, volta meno. Quelle sono le nuove connessioni che sono già in fase di cablaggio e sperimentazione tra Torino, Milano e Roma, quindi attenzione, è il futuro delle vostre case, quello che oggi adesso stiamo tirando per tentare di vedere quali possono essere ovviamente poi le problematiche. Quindi immaginate una velocità aumentata di quasi, in realtà un fattore 1000, in realtà un po' meno, 500. Però, cioè, immaginate una DSL 500 volte più veloce, quindi nulla di paragone anche soltanto con la fibra che abbiamo oggi, una velocità totalmente diversa. Attenzione però che c'è un piccolo difetto, esattamente come tutte le autostrade, più la fate grossa e più viene l'appetito, viene mangiando quello che prima non potevo trasmettere, poi lo trasmetterò. La stessa cosa avviene con le trasmissioni cellulari. Se io penso quando usavo le prime sperimentazioni cellulari, quando mio amico Gianluca, ci ricordiamo in montagna, eravamo tra i primi perché avevamo purtroppo la necessità di reperibilità di poter guardare l'email senza touch, niente, cioè proprio giusto il messaggino, eh? Adesso se sei in montagna hai una connessione più veloce che a Torino, praticamente in montagna a volte mi trovo con una velocità di connessione. Perché? Perché su quelle velocità di connessione, perché hanno messo per esempio in montagna certe cose? Perché sono stati dei progetti per limitare l'isolamento delle zone montane. In realtà qual è stato l'effetto? Che ad esempio sono arrivati anche servizi che nessuno si sarebbe immaginato, tipo Netflix, tipo la televisione via rete, e nessuno se lo sarebbe immaginato quando hanno fatto quei lavori. Adesso arrivano anche su Cucuzzo della montagna, vi potete più o meno vedere la vostra partita preferita.